sia stata vissuta da tutti in una maniera molto simile. È molto articolato il discorso, perché indubbiamente l'origine che ci ha portato a essere presenti era quella di un grandissimo dolore. E siccome però il dolore legato alla morte di un bambino credo sia un dolore che arricchisce come nessun altro, sia chi lo vive e sia la comunità di persone che attorno. Già la nascita di un bambino in una comunità è un momento di consapevolezza enorme che tutti sono costretti a fare della propria vita, sul momento del percorso, no, in cui sono. C'è chi pensa banalmente alla nascita: l'avrei fatto pure io, non mi sento ancora pronto, ne voglio avere un altro. Cioè è un pochino, scandisce come le fasi evolutive, no, di ogni persona. A maggior ragione la morte di un bambino scatena ancora di più delle domande in tutti: è questa la vita che voglio veramente fare? Se il confine con la morte è così labile e se può giungermi addosso in maniera così violenta, anche quella considerata innaturale, è come se fossi costretto a scegliere la mia vita con ancora più consapevolezza da quel momento in poi. E questo è successo a un cerchio di persone vicine a noi che ha vissuto quei giorni come, credo, una fase proprio di trasformazione, senza voler essere esagerato, però di grandissima autoconsapevolezza, di verità. Sono successe piccole cose che forse senza quella spallata emotiva non sarebbero successe, ma importanti e meno importanti. Persone che dopo quella giornata hanno cambiato lavoro, si sono lasciate all'interno di una coppia, ne sono nate delle altre, ma senza voler fare delle confessioni di pettegolezzo, ma solo per dire che ognuno è stato quasi appunto costretto a riprenderla in mano, la propria vita, in maniera un pochino più consapevole. La giornata del 30 è stato un allargare quel cerchio anche alla comunità di ascoltatori, e non semplicemente proprio di amici più intimi. E il desiderio di volerla raccontare, quella giornata, attraverso questo video racconto, mi è venuto in mente non certo e non solo per condividere un'esperienza personale, ma ho utilizzato lo stesso metro che ho sempre utilizzato quando scrivevo le canzoni e decidevo di pubblicarle. Cioè, una canzone secondo me merita di essere pubblicata quando, partendo da un'esperienza indubbiamente personale, la trovi che ci sia qualcosa che può diventare un piccolo paradigma per tutti gli altri. Cioè non è semplicemente una tua meravigliosa esperienza personale, ma è un punto di partenza che tutti possono utilizzare per la propria vita. E allora quella giornata è veramente simbolica, perché il mondo si è cappottato, secondo me, in quel giorno. Cioè era proprio un mondo sotto sopra, per certi aspetti meraviglioso, utopico, come dovrebbe essere sempre. Persone che si sostengono, gerarchie che non esistono se non nell'ordine di alcune operazioni che vengono fatte, l'essere umano che non vive l'altro come un avversario, né quando deve parcheggiare, né quando deve prendere una navetta per arrivare a quel palco. Nello stesso mondo della musica sono successe cose che vi assicuro non succedono quasi mai: artisti molto famosi che arrivano e aspettano 8 ore prima di salire su un palcoscenico per cantare 10 minuti e non avrebbero neanche cantato perché non era quello, no, importante. Succede che i primari montassero il palcoscenico e i musicisti vendessero delle magliette. Tutte le persone erano artiste solamente nel momento in cui salivano su un palcoscenico che peraltro era a 60 centimetri da terra, senza transenne, con un filo di... Sì, una specie di miracolo. Un piccolo miracolo, quindi secondo me merita di essere raccontato per questo. Infatti, guarda, io vorrei restare ancora un momento, se voi ce la fate, e spero di sì, mi auguro per noi ma per voi di sì, sul tema della trasformazione del dolore in energia, in forza, in cambiamento, anche perché, dicevo prima,
con Nicolò ci sono cose che si possono mostrare, è più difficile raccontarle, spiegarle. Poi lui ha questo dono, l'avete sentito in questi 5 minuti, che dice con semplicità cristallina delle cose talmente intense che però risultano accessibili, ma se voi vedrete le immagini dello spettacolo capirete tantissimo di più di quello che Nicolò sta dicendo.